Ben quattro interrogazioni quest'oggi di cittadini in comune, due proprio del consigliere Giovanni Luzzi. Sì, due interrogazioni che volevano far chiarezza su due vicende importanti. Una è la zona a traffico limitato, cioè zona pedonale di via Capuani, con incrocio con via Pepe. E abbiamo appurato che manca un'ordinanza del sindaco che non consentiva alla polizia municipale di intervenire regolarmente nel sanzionare le macchine che sostavano lì a vario titolo. E quindi diciamo questa è la richiesta da parte nostra della nuova ordinanza che dovrebbe parificare via Pepe e via Capuani e la segnaletica a terra dovrebbe rimettere tutto diciamo nel verso giusto, quello previsto appunto dalle vecchie delibere di giunta, e quindi trasformarlo in una vera e propria area pedonale. Siamo intervenuti anche su via Diaz, dove manca il cartello per la svolta dei camion, cioè un divieto per la svolta dei camion in via Diaz, che oggi peraltro un camion appunto è rimasto incastrata oltre un'ora di blocco del traffico su quella zona, e quindi ci è stato promesso anche da parte dell'amministrazione questo intervento importante per il traffico cittadino nella zona dei pompieri, quindi una zona sensibile. E altra interrogazione invece più tecnica riguarda la legge di bilancio, la 197 del dicembre scorso, che prevede in determinati articoli il fatto che le sanzioni, le cartelle esattoriali fino a 1000 euro vengono stralciate. Questo per noi comporta un problema molto serio per le casse del comune, perché abbiamo sanzioni dal 2000 al 2015, come prevede la normativa, e anche altre fino al 2022, che potrebbero essere decurtate dagli interessi e dalle more, quindi un gravissimo danno di bilancio. E le amministrazioni sono tenute a intervenire chiedendo lo stralcio di questi articoli nell'attuazione per gli enti comunali entro il 31 di gennaio. Quindi abbiamo ricordato all'amministrazione assolutamente questo adempimento che va portato avanti, altrimenti rischiamo un deficit di bilancio. Soddisfatto delle risposte dell'amministrazione? Sì, è soddisfatto perché hanno detto che interverranno immediatamente nella zona di via Capuani, sia con la segnaletica, sia appunto rendendola proprio una zona pedonale. Con l'ordinanza del sindaco, ha detto che sarà fatta a breve, così ci hanno risposto. Per quanto riguarda la normativa invece di bilancio, manderanno tutti i nostri allegati all'ufficio competente, che dicono che avevano già attenzionato la vicenda. Noi ne siamo assolutamente convinti, il nostro voleva essere comunque uno stimolo a ricordare questa cosa.